Pensa al distacco per cui pensavamo ci stesse andando le chiodi della trasformazione. Ma tu ci avvolgi con quel panno che porta impresso il sangue tuo prezioso, che hai versato lungo la via dell'abbandono, che anche tu partisti giustamente. Senza di te non abbiamo, né possiamo dare la notizia di te, ma da tutto. Preghiamo, Signore, di sostenere il nostro cammino con passione nei confronti dei nostri fratelli. Con questo sentimento noi oggi inauguriamo questa statua nuova della processione del Santo che riproduce la vera icona della compassione di Cristo e della sua tenerezza, la Veronica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Yeah.
Thank you.
Maria, madre addolorata, prega per voi. Gesù non è morto di raffreddore. Gesù, cioè, non è morto di infarto, non è morto di ictus, non è morto di malattia. Gesù è morto di violenza. È morto ucciso. Forse per lui sarebbe campato fino a morte naturale. Gesù è morto per la pena capitale, per la pena di morte. Lui è tra le vittime eccellenti della violenza organizzata. Nel suo caso è stata organizzata dai preti ebrei in complicità con i vertici romani. Gesù è la più eccellente delle vittime, il più eccellente, se si potesse dire, innocente. E noi non c'entriamo niente con la sua morte. Non sentiamoci inutilmente in colpa per la sua morte, quella di 2000 anni fa. Come potevamo ucciderlo noi se noi 2000 anni fa non c'eravamo? Se invece noi chiamiamo Cristo ogni persona innocente che subisce ingiustizia, allora sì che anche noi siamo coinvolti con la sofferenza e l'uccisione di quel giusto. Anzi, in questo senso, noi lo uccidiamo tante volte, ogni giorno, ma non su quel Golgota là, ma sui Golgota di oggi, e ce ne sono tanti. Noi lo uccidiamo quando maltrattiamo le donne, le facciamo vittime di violenza, soprattutto dentro le mura di casa, quando togliamo loro il diritto di parola. Statti zitta, il maschio sono io. E le riduciamo al ruolo di serve della casa. Noi lo uccidiamo quando ammazziamo il dialogo, quando in casa parla solo la TV. Non c'è tempo per parlare, non c'è tempo per come stai, che giornata hai vissuto, quali sono i problemi, parliamone. Noi lo uccidiamo quando non paghiamo con equità gli operai, non gli garantiamo i diritti sindacali e i contributi dovuti per la sanità, per la pensione. Noi lo uccidiamo quando non accogliamo la vita che bussa alla porta, la vita che vuole nascere, e noi per mille buoni motivi diciamo no. Noi lo uccidiamo quando non accompagniamo la vita nella fase del tramonto.